Pareggia 742 milioni di euro il bilancio 2024-2026 del Comune di Trieste, chiuso per il secondo anno consecutivo entro il 31 dicembre, presentato quest'oggi. È importante chiuderlo entro l'anno perché poi fai l'avanzo a Pasqua, per cui hai 7-8 mesi poi per spendere l'avanzo. Mentre una volta, quando si arrivava in febbraio, marzo, aprile, quando avevi l'assestamento a luglio, non riuscivi poi a spenderlo e andavano di nuovo in avanzo. Soddisfatto dunque il sindaco, anche perché l'indebitamento di Palazzo Sipario è sceso a 69 milioni di euro. Nel 2017, quando Di Piazza tornò ad insediarsi per il terzo mandato, era pari a 123 milioni. Difficile orientarsi fra i numeri forniti, ci aiuta l'assessore Bertoli individuando i punti qualificanti del documento. Innanzitutto quello di aver portato di nuovo un bilancio senza nessun aumento della pressione tributaria, anzi riducendo il debito del comune. Il secondo punto molto importante è l'aumento di quasi 14 milioni di euro che mettiamo in campo per quanto riguarda la spesa corrente, arrivando a 372 milioni. Di questi 117 milioni sono per il personale, ma 125 milioni di euro sono per esempio per i servizi sociali. Un punto qualificante è quello dell'aumento di 6 milioni di euro degli investimenti per la disabilità o dei 3 milioni e mezzo di euro in più per la scuola e gli asili nido. Per il resto, per quel che concerne i lavori pubblici, la spesa complessiva per il triennio è pari a 341 milioni, 144 dei quali per il prossimo anno. Il bilancio è però anche uno strumento utile per programmare il futuro secondo queste prospettive. Quello che noi dobbiamo agire molto di più invece sono gli investimenti per quanto riguarda lo sviluppo economico della città. Questa è una voce che sicuramente, avendo messo in sicurezza in questi anni i servizi sociali e gli asili e la scuola, gli investimenti invece sulla parte della promozione turistica, cultura e sviluppo economico di città saranno fondamentali a partire dal 2025 in poi.